comunità cristiane avevano era quello di attendere il ritorno del Signore in un tempo molto breve, pensando che il Signore fosse ritornato dopo pochissimi anni dalla sua morte e dalla sua resurrezione. Alcuni si ponevano anche questa domanda: ma quando il Signore ritornerà, e ritornerà a breve, cosa succederà? Noi che siamo ancora in vita, che l'abbiamo conosciuto, che fine facciamo? L'attesa del Signore, del ritorno del Signore, era qualcosa di vivo, qualcosa di acceso nel cuore di queste comunità. Paolo, scrivendo alla comunità di Tessalonica, però mette in guardia proprio su questo punto. Riguardo al ritorno, alla venuta del Signore, non lasciate confondere la mente. Non lasciatevi allarmare da ispirazioni che dicono che il giorno del Signore è presente. Paolo dice: non abbiate fretta, perché il giorno del Signore, la promessa che il Signore ha fatto del suo ritorno, non sappiamo quando accada, quando si realizza. La fretta è la tentazione della comunità cristiana, la tentazione anche nostra di voler vedere realizzate subito, o quantomeno il prima possibile, le promesse che il Signore ci ha fatto, le preghiere che noi innalziamo a Dio: Signore, ti chiedo questo, non l'hai ancora fatto? Questo diventa il nostro atteggiamento. E nel momento in cui il Signore tarda, secondo la nostra logica, a realizzare le sue promesse, noi siamo destabilizzati. La nostra fede fa fatica ad essere solida, ci poniamo delle domande: ma il Signore mi ascolta o no? Ma il Signore dov'è? Quanto tarda il Signore a intervenire nel mondo? Se poi ci guardiamo attorno e vediamo il male che nel mondo c'è attorno a noi, ma forse anche nella nostra vita, ci nasce spontanea questa domanda: ma il Signore dov'è? Perché non interviene? Perché continua a lasciare che il male trionfi, apparentemente, nel mondo di oggi? Ce lo dice la prima lettura, la risposta a queste domande. E la lettura ci dice: il Signore ha compassione di tutti, chiude gli occhi sul peccato degli uomini, aspettando il loro pentimento. Dio è il Dio dell'attesa, il Dio della pazienza. Il Signore non ha fretta, noi sì. Lui lascia passare del tempo. Perché? Perché l'uomo si converta, perché l'uomo capisca le strade sbagliate che sta percorrendo, capisca il male che sta compiendo, si converta e torni a lui. Dio è il Dio della pazienza, sa aspettare e sa aspettare tanto. Ma questo va a vantaggio nostro, perché è vero che tante volte ci chiediamo: ma perché il Signore permette tutto questo? Perché il Signore permette a quelle persone di fare così tanto male? Ma ribaltiamo la cosa: se Dio non avesse pazienza con noi, chi ci assicura che il nostro destino è il paradiso? Chi ci assicura che la nostra situazione di oggi è degna di essere accolti nel regno dei cieli? Dio è paziente prima di tutto con noi. Dio è paziente prima di tutto col mio peccato. Dio è paziente prima di tutto con la mia vita. E quando faccio esperienza di questa pazienza, che si concretizza poi nell'avere ogni giorno un'occasione nuova per accogliere la sua presenza nella mia vita e cambiare sul serio la mia vita, quando faccio esperienza di questo nella mia vita, posso allora capire e accogliere la pazienza che Dio dona anche agli altri. La pagina di Vangelo che la liturgia ci presenta va proprio su questa direzione, completa proprio la prima lettura, perché questo uomo piccolo, basso, capo dei pubblicani e ricco, peggio di così non poteva essere.
Secondo la logica del popolo di Israele, un pubblicano, responsabile, capo, per giunta ricco, era il peggio che ci poteva essere. Di sicuro questo in paradiso non ci va. Secondo la logica di Israele, un traditore del popolo, un ladro, un bugiardo, si è venduto all'impero romano da scartare. Proprio questo piccolo uomo diventa colui che fa esperienza della pazienza di Dio. Perché? Perché con la sua semplice curiosità nel voler vedere chi era Gesù, fa esperienza di salvezza. Egli non riusciva a vedere perché era piccolo, allora salì su un albero. C'è una frase in mezzo però che Luca riporta nel Vangelo che è qualcosa di tremendo. Perché non riesce a vedere Gesù Zaccheo? Non soltanto perché è piccolo, ma dice il testo, a causa della folla. La folla dei discepoli, la folla di coloro che segue Gesù, la folla di coloro che ascolta la sua parola diventa ostacolo a chi vuole incontrare il Signore. Attenzione, perché noi possiamo essere ostacolo a chi vuole incontrare il Signore. La folla di coloro che crede in Gesù, e noi ci siamo qui oggi, tutte le domeniche, noi siamo parte di quella folla che segue giorno dopo giorno il Signore, rischiamo di essere noi di ostacolo al diavolo, soprattutto quando il nostro cuore vive la fretta, quando la nostra preghiera si incanala su quella strada di dire: Signore, perché non ti muovi? Signore, perché non realizzi subito quello che io ti chiedo? Diventiamo di ostacolo alla fede, piccolo o grande che sia, di chi si sta avvicinando alla soglia della porta della Chiesa. Perché se noi cominciamo a dire, vabbè, ma dai, il Signore mi ascolta, che testimonianza diamo? Se noi cominciamo a smettere di pregare o a pregare in maniera molto superficiale, che testimonianza diamo? Rischiamo di essere d'ostacolo, come la folla è d'ostacolo a Zaccheo. C'è un'altra paolina che illumina la liturgia di oggi e viene ripetuta due volte nel Vangelo. Gesù, guardando Zaccheo, gli dice: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. E nel termine del Vangelo, di nuovo, oggi per questa casa è venuta la salvezza. In questo preciso momento, in questo preciso istante, per ciascuno di noi seduti in chiesa ad ascoltare la sua parola, a celebrare l'Eucaristia, Dio si vuole rendere presente adesso nella mia vita, non ieri, non domani. E la pazienza di Dio si concretizza proprio nell'aspettare che quell'oggi diventi la mia salvezza, che quell'oggi diventi la scelta mia di accoglierlo nella mia vita. Possiamo rimandare a domani, però dopo non ci lamentiamo che il Signore non realizza quello che noi gli chiediamo. Possiamo rimandare a domani l'ascoltare, l'accogliere e cambiare la nostra vita perché abbiamo accolto il Signore, però non ci lamentiamo se poi il Signore ha pazienza anche con chi fa il male. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, non in un altro momento, non in un altro giorno. Vogliamo fare esperienza di salvezza anche noi, dobbiamo accogliere il Signore nel nostro cuore senza rimandare a domani. Certo, domani è un altro giorno, è un'altra occasione che il Signore ci dà, è un'altra occasione della pazienza che il Signore dona a ciascuno di noi. Però perché sprecare le occasioni che il Signore ci dona? Perché sprecare le possibilità di incontrarlo ogni volta che veniamo in chiesa, ogni volta che ascoltiamo la sua parola, ogni volta che preghiamo? Il Signore è pronto a entrare nel nostro cuore, noi lo siamo. Oggi è la parola che deve illuminare la nostra vita, perché ogni giorno è l'oggi della salvezza di Dio. E allora capiremo anche la pazienza che Dio ha nei nostri confronti e nei confronti degli altri, perché non è più un dire: Signore, non mi ascolti, ma è un dire: Signore, grazie, perché ogni giorno mi dai la possibilità di crescere nella fede, di crescere nell'amore.